luoghi. Non ci sono. Zero. Su oltre 330 eletti alla Camera e al Senato, i ragazzi degli anni 70, cioè non giovani, a me piace quando definiscono me giovane, lo faccio adesso, porto i calzoncini per dimostrarlo, però insomma in realtà io sono vecchio, ho 35 anni, ne compio tra poco 36, quindi insomma sono un ragazzo degli anni 70, non ho rappresentanza politica nel gruppo parlamentare del Partito Democratico. Su 330 eletti, neanche uno ha la mia età. E ora, ovviamente, appena comincio a parlare del tema dell'età, scatta lo stesso meccanismo che scattava nel problema delle donne. Ah, però tu vuoi la quota, ah, non è che perché sei giovane sei intelligente, non è che sono i giovani intelligenti, i giovani stupidi, questo è verissimo. Però il tema della rappresentanza politica è un tema serio, perché l'Istat ci dice che i giovani sotto i 40 anni in Italia sono 28 milioni, più di 28 milioni di cittadini, che è un'altra volta più o meno l'altra metà del cielo, mutuando la vostra, insomma, terminologia. Sono il 50% di questo paese. Questo 50% di questo paese ha zero rappresentanza in un gruppo, peraltro avanzato, come il gruppo dell'Ulivo al Parlamento. Questo potrebbe essere anche un problema, diciamo, superabile se poi le istanze proprie di questa generazione fossero assunte da qualcun altro. Però ahinoi, e qui insomma devo entrare anche negli elementi competitivi, diciamo, per cui poi questa candidatura è nata, ahinoi queste tematiche a noi care non vengono raccolte. L'ultima riforma delle pensioni, che ha degli elementi di, insomma, sostanziale interesse, perché insomma sono sicuramente degli interventi di sostanziale interesse, costa alle tasche della, diciamo così, collettività 10 miliardi di euro in 10 anni. Al tavolo dove si trattava c'erano, insomma, due parti. Una parte era il sindacato, che prevalentemente tutelava ovviamente gli interessi dei suoi iscritti, che però sono prevalentemente pensionati, ormai in maggioranza, e molti pensionandi. Dall'altra parte c'era la politica, cioè il governo, e lì non c'era una rappresentanza, diciamo, degli interessi generazionali. Ora, cosa è successo? Che i 10 miliardi di euro che vanno pagati, sapete chi li paga in grandissima prevalenza? Li pagano i parasubordinati, cioè noi poveri co.co.pro, a cui sono stati aumentati i prelievi in un range tra l'1 e il 3%, portando il prelievo sulla busta di un parasubordinato al 26,5%. Ora, voi sapete che il parasubordinato nel 99% dei casi guadagna stipendi sostanzialmente irrisori, stipendi che non gli consentono di pensare a una famiglia, che non gli consentono di mettersi in condizioni di autonomia, e quel 26,5% che paga di contributo non basterà neanche arrivare alla minima sociale. Neanche alla minima sociale. Allora, vuol dire che quando tu gli aumenti del 3% la contribuzione, prendi le monetine dal cappello del mendicante. E questo lo puoi fare perché in assenza di rappresentanza politica nessuno lì dirà: eh no, cari miei, questo è troppo. E allora credo che si capisca meglio la ragione per cui una candidatura come la mia, fatemi dire come la nostra, perché poi alla fine per candidarsi qui è un percorso complicato, eh? Non è che uno si sveglia la mattina e dice: mi candido segretario del Partito Democratico. Io per candidarmi ho dovuto prendere migliaia di firme da una marea di regioni d'Italia, grazie a Dio anche dalla Toscana. Da 12 regioni d'Italia ho portato le firme come le ha portate Veltroni, e vi assicuro che è più semplice per Veltroni che per me. Come dire, insomma, state tranquilli che questo è certo. Peraltro le firme devono essere anche certificate, cioè dietro il foglietto ci deve essere una certificazione che non è che la mette il notaio, no? La mette un consigliere eletto. Allora, sono tutti democratici, sicuramente voi l'avreste firmate per me quelle liste, però a Roma, diciamo, il clima è un po' diverso, per cui un consigliere a Roma che insomma firma una lista non di Veltroni, come dire, è un po' più faticoso trovarlo. Però abbiamo trovato anche questo, eh.